Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Così sta scritto: Il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. L'ascensione è l'ultimo atto della vita terrena di Gesù. Non ha avuto per l'uomo il significato di un abbandono da parte del Signore, ha significato per lui una situazione nuova. Egli ci lascia non salutandoci, ma assegnandoci, quasi fosse un mandato testamentario, un compito messo in continuità con la sua azione: portare ovunque il suo messaggio, che alla fine si identifica con lui. Così l'ascensione non conclude nulla, si apre piuttosto una fase nuova, le cui premesse, le fondamenta operative, vengono poste il giorno di Pentecoste con la discesa dello Spirito Santo sugli apostoli raccolti nel Cenacolo. Dall'ascensione dipende il dono dello Spirito, che dà la forza agli apostoli di predicare il Vangelo e di rimettere i peccati. Poiché Gesù ha vinto la morte e il peccato, tutti gli uomini possono beneficiare del perdono di Dio tramite la Chiesa, fondata sugli apostoli, dono di Dio al mondo e strumento di salvezza. Nonostante l'apparente separazione fisica, Gesù conferma la sua vicinanza e il suo sostegno al nostro operare. La sua amicizia sorregge la nostra fragilità di annunciatori per portare ovunque la sua gioia e la sua salvezza, convinti di poter contare sulla sua costante presenza e sulla sua piena collaborazione. La missione dunque passa ai discepoli e via via giunge fino a noi. Rivelare al mondo l'amore di Dio non è una dottrina né una morale, ma un modo di essere, di relazionarci con gli altri in ogni istante della nostra giornata. Il compito non è facile, ma Gesù ci è vicino con il suo Spirito tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Con la festa dell'Ascensione celebriamo dunque questa vicinanza, questo stare di Dio vicino all'uomo. L'Emmanuele, il Dio con noi profetizzato da Isaia, diviene ora piena realtà. Noi siamo uno con Lui e da quando è venuto tra noi, Egli non è più separabile da noi. Si tratta di una realtà esistenziale dell'uomo che ci lega a Lui non solo con il desiderio,
ma anche con una unione mistica. Questa è una festa che ci dà sicurezza, perché ci dice a chi apparteniamo, dov'è la nostra dimora, qual è il senso della nostra vita. Ci consente, in altre parole, di raggiungere una visuale che sta al di sopra delle cose e dunque ci esorta a cercare il giusto equilibrio tra le attrattive terrene e le aspirazioni celesti. L'ascensione rappresenta il destino di ogni uomo, la garanzia della nostra stessa salita al cielo, l'aspirazione verso cui orientare le nostre scelte quotidiane e i nostri orizzonti di vita. Cristo, dopo la sua morte e risurrezione, entra in una nuova situazione, un nuovo stato o stile di vita, in un nuovo spazio, una nuova ed incomprensibile eternità. Tutto questo lo chiamiamo cielo. E il cielo è indefinibile, inimmaginabile, misterioso. Si tratta di un atto di fede. Questo lo percepiamo sulla terra e ci fidiamo di Gesù che ce lo ha rivelato. Mossi dalla nostra fede, crediamo che la persona entra in una situazione post-mortale misteriosa, guidata da Dio. Gesù ci ha parlato tante volte del cielo. Lui stesso si è definito pane del cielo. E poi ancora, dal cielo discende lo Spirito Santo, dal cielo scendono gli angeli che annunciano. Gesù e gli apostoli pregano rivolti al cielo. Lì noi avremo la nostra casa, la nostra eternità.